Terminiamo il turno. Lasciamo, il prossimo turno possiamo attaccare beatamente. Mettiamo una terra tappata. E dovremmo aver vinto. In teoria. Alba di speranza. Ok. Non c'era nel mazzo mio, perché è molto più lenta di Don Argel. Ti tappi completamente. Attacchi con un angelo, va bene. Ma ti sei dimenticato che lo spezzagemme ha reach. Quindi personaggiatore. È brutto, per rendersene conto. Ed è GG. Boom, e te, vittoria. Buonasera nemici miei, sono Sugamigatsu Kun, il vostro sensei altamente scarso, e oggi vi porto un mazzettino 100% jank. Dalla percentuale di win rate che siamo sui 20-30%, quindi è un mazzo assolutamente da non craftare, è un mazzo mal pensato, mal giocato e mal ideato, ma estremamente divertente. È un sogno che ho da quando ho iniziato a giocare Arena. È stato la sua precedente incarnazione, è stato uno dei primi mazzi che ho craftato, nel senso che ho craftato delle carte assurde come adattamento arcano, buttando via 4 carte oro. E un po' me ne sono pentito, ma alla fine dei conti no, perché è stato divertente. Ho la Driade. Comunque, lo scopo di questo mazzo è fare delle melme fungine angeliche. Cosa significa? Lo scopo è di fare che tutte le creature siano melme, saprolingo e angeli. Che senso ha, direte voi? È perché abbiamo i payoff che sono la Driade dei nuovi germogli. È una carta fantastica di Ixalan, purtroppo costa cara, è lenta, muore per uno sputo, ma è fantastica. Costa 4 mana, 1 verde, 5 mana in totale. È una Driade 2-2 che dice: all'inizio di ogni mantenimento crea una pedina creatura saprolingio 1-1 verde. I saprolingi che controlli prendono +2/+2 fin tanto che hai benedizione della città. E benedizione della città si attiva quando hai 10 o più permanenti. E non è che se perdi un permanente e vai a 9 perdi la benedizione, no, rimane comunque, e quindi una volta ottenuta ce l'hai. Quindi i suoi saprolinghi saranno dei 3-3, questi 1-1 qui, perché prenderanno +2/+2, ma se tutte le creature diventano saprolingo, anche la Driade sarà un saprolingio e prenderà +2/+2, quindi sarà una 4-4. Quindi cominciate a capire dove andiamo a parare. Poi abbiamo la melma biogenetica, un'altra carta jank fantastica, che costa 5 mana, 3 in colore doppio verde, ed è una 2-2. Quando la melma biogenetica entra nel campo di battaglia, crea una pedina creatura melma 2-2 verde. All'inizio della tua sottofase finale, metti un segnalino +1/+1 su ogni melma che controlli. Quindi, alla fine del turno, sostanzialmente, tutte le melme prenderanno +1/+1, un segnalino. E quindi, per questo, faremo diventare tutte le nostre creature melme, sempre con l'adattamento arcano. E cominciate a capire dove stiamo andando a parare. Saranno melme e saprolingi, quindi avranno il buff della Driade, +2/+2, e prenderanno comunque dei segnalini +1/+1. E poi abbiamo l'Ira Dawnbringer in monocoppia, che dice: gli altri angeli che controlli prendono +1/+1 e hanno legame vitale. E faremo diventare tutti angeli per dare questo buff qui. E infatti costa 5 mana, 3 in colore, doppio bianco, una 5-5, volare, attacco improvviso, legame vitale, la regina degli angeli. Ma c'è
un altro motivo perché vogliamo far diventare angeli, perché abbiamo visitazione divina. Costa 3 mana, doppio bianco, un incantesimo. Se uno o più pedine creature stanno per essere create sotto il tuo controllo, crea invece altrettante pedine creature angelo 4/4 bianche con volare e cautela. Quindi la melma, quando entrerà in campo, ci crea degli angeli 4/4. Se avremo nominato melme, quegli angeli saranno angeli melme, oppure saprolingo e saranno, prenderanno il buff +2/+2. E poi, se usiamo l'abilità attivata della melma, potremo creare una pedina creatura melma 2/2 verde per 4 mana. Ma se ci sarà la visitazione divina in campo, creeremo invece un angelo 4/4. E poi c'è un'altra creatura che nomineremo con l'adattamento arcano ed è elementali, perché c'è Riserio Riffoni che torna sul canale, il mitico elementale che tutti noi amiamo o odiamo secondo dei punti di vista. Costa 3 mana, uno incolore, uno verde, uno blu, una 1/1. Ogni qualvolta la barriera risvegliata, un altro elementale entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, guarda la prima carta del tuo grimorio. Se è una carta terra, la puoi mettere sul campo di battaglia tappata. Se non la metti, aggiungila alla tua mano. Quindi, ogni qualvolta entra un elementale, si triggera. Se ci sono più barriere risvegliate in campo, si triggerano entrambe. E per questo nomineremo elementale con l'adattamento arcano. Tutte le creature saranno elementali, quindi anche le pedine che crea la Driade o la Melma e anche gli angeli che crea la visitazione divina. Questo è lo scopo principale del mazzo. Io ci ho provato diverse volte, ma è veramente impraticabile, è troppo jank riuscire a fare una cosa del genere, ma è estremamente divertente. Questo per me è Magic, la jankeria totale del fare qualcosa non solo di assurdo ma anche di tematico, perché questo è un mazzo tematico, ha un tema, quello di creare melme, fungine, angeliche, e il mazzo fa lavoro in questo scopo qui. L'adattamento arcano è una delle mie carte preferite, tra l'altro non ve l'ho spiegata, costa 3 mana, 2 in colore, 1 blu. Quando entra nel campo di battaglia, scegli un tipo di creatura, le creature che controlli hanno il tipo scelto in aggiunti ai loro tipi, lo stesso vale per le magie creature che controlli e le carte creatura che possiedi che non sono sul campo di battaglia, quindi che sono nel mazzo. E quindi è l'abilitatore principale dell'archetipo. Quindi dicevo che ci ho provato mille volte, ma non sono mai riuscito a renderlo funzionale. L'ultima interazione che ho provato è questa della mutazione, che tra l'altro mutazione, come a livello di flavor, rientra nel tema del mazzo, quindi sono pienamente soddisfatto. E quindi giochiamo il pacchetto mutazione nei colori Bant. Di bianco non è molto esaltante, mentre invece verde e blu è fortissimo. Abbiamo il simbionte Girino, che ogni magia creatura che lanci costa 1 in meno per essere lanciata se ha mutazione. Questo vale anche per l'abilità di mutazione, ci abbassa i costi. Costa 2 mana, 1 in colore, 1 blu, 1/3. Ogni qualvolta lanci una magia creatura, se ha mutazione, pesca una carta, poi scarta una carta. Quindi ci fa un po' da filtraggio. Poi abbiamo una coppia del simbionte dell'essenza, 2 drop, 1 in colore, 1 verde, una 2/2. Ogni qualvolta una creatura che controlli muta, metti un segnalino +1/+1 su quella creatura e guadagni 2 punti vita. Un altro abilitatore. Abbiamo 2 di piovra e balzaonde, che ha lampo, una 2/2, costa 3 mana, 1 in colore, doppio blu, ma ha mutazione per 2 mana, 1 in colore, 1 blu. Ogni qualvolta questa creatura infligge danno da combattimento a un giocatore, pesca una carta. Quindi possiamo o lanciarla come creatura o darla, ad esempio, a un elfo e trasformarlo in una piovra che, quando colpisce l'avversario, ci pesca la carta. Poi abbiamo una delle migliori carte mutazione, che è lo spezzageme, 4 mana, 3 in colore, verde, una 4/4 con raggiungere e travolgere, ma mutazione per 3 mana, 1 in colore, doppio verde. Ogni qualvolta questa creatura muta, distrugge un artefatto o un incantesimo avversario controllato da un avversario.
quindi ha un'abilità estremamente forte a travolgere e raggiungere, e non possiamo chiedere di più. Corno possente migratorio, mutazione per 3 mana, 2 in colore e 1 verde. Ogni qualvolta questa creatura muta, passa in rassegna il tuo grimorio per una carta terra base. La metti sul campo di battaglia tappata, poi rimescola il tuo grimorio ed è una 3-4 che entra per 4. Custode di cuccioli. Costa 4 mana, 3 in colore e 1 bianco, una 3-5 con legame vitale. Ha mutazione per 4 mana, 2 in colore, doppio bianco. Ogni qualvolta questa creatura muta, crea 2 pedine creatura felino 1-1 bianche con legame vitale. Quindi sinergizza con la nostra intenzione di creare token che siano magari angeli o melme o saprolinci. E poi abbiamo la bestia più cacciaterre, che è un elementale tra l'altro. Costa 4 mana, 2 in colore, 1 verde, 1 blu, è una 2-4, ma ha mutazione per 1 mana verde e 1 mana blu. E dice: un mana lo tappi, guarda la prima carta del tuo grimorio, se è una carta terra puoi metterla sul campo di battaglia, se non la metti l'aggiungi alla tua mano, quindi è una fonte di card draw. Ma la carta più forte mutazione è lo Starix del buon auspicio. 5 mana, 4 in colore, 1 verde, una 6-6 bestia alce e ha mutazione per 6 mana, 5 in colore, 1 verde. Ogni qualvolta questa creatura muta, esilia carte dalla cima del tuo grimorio finché non esili X carte permanente, dove X è il numero di volte che questa creatura è mutata. Metti quelle carte permanenti sul campo di battaglia. Ovviamente noi vorremmo magari mutare sulla druida del paradiso, che è antimalocchio, quindi possiamo fare le mega torri di mutazioni, e quando per ultimo casteremo la mutazione dello Starix triggererà un sacco di volte e ci metterà in campo parecchi permanenti, e probabilmente saranno i permanenti come la visitazione divina o l'adattamento arcano, e questo ci risparmierà l'onere di doverle castare. E poi, non, come se non fossimo abbastanza junk, visto che non riuscivo a fare tagli e le idee erano tante ma gli spazi pochi, 80 carte, e giochiamo anche gli Orion, che non è che abbia un particolare scopo qui, il suo effetto che quando entra nel campo di battaglia esilia un qualsiasi numero di altri permanenti in un terra che possiedi e controlli, e rimetti quella carta sul campo di battaglia all'inizio della prossima sottofase finale. Questo effetto non ci interessa particolarmente, è una carta gratis, e eventualmente possiamo blinkare i Riserio Rifoni, soprattutto quando se ne blinkano più di uno, quando rientrano triggerà in maniera pazzesca e ci pescherà parecchie carte. Nonostante siamo 80 carte, se funziona tutto come vogliamo, questo mazzo rischia anche di automillarsi, quindi è da tenere in considerazione. E che dire, il mazzo è veramente assurdo e non è competitivo assolutamente, non ha un buon win rate, ma per me è estremamente divertente, quindi sono felice di portarvelo finalmente. Spero che vi piaccia. Lasciate qui sotto commenti, suggerimenti, critiche, e mi raccomando, like al video è importantissimo, iscrivetevi al canale, in questo modo continueremo a crescere e arriveranno sempre nuovi video. Obiettivo 500, intermedio, obiettivo principale 1000 iscritti, vediamo se ci arriviamo. Mi raccomando, iscrivetevi anche a Discord, dove potete postare i vostri mazzi, chiedere informazioni, chiedere aiuto, spiegazioni e commentare insieme gli spoiler di M21 e Jumpstart, che sono veramente spicy. Io vi auguro una buona notte e ci vediamo al prossimo video. Ok, siamo contro José de Punisher. Le José de Punisher. Ok. E abbiamo, non abbiamo verde, quindi si mulliga. Ok, meglio diciamo la melma, che al momento è un po' ambiziosa. Giochiamo forest. No, iniziamo con la fortezza, perché tanto non abbiamo turno 1. Così abbiamo già un mana bianco-blu.
costrizione, poi prende solo la migrazione di sapulingi e quindi quella se ne va. Ok, giochiamo verde, giochiamo druida. Ottimo, il prossimo turno possiamo mutare sulla druida e ci non ci dispiace la cosa. Il nostro avversario gioca nero, abbiamo perso la migrazione. Ok, mono black a quanto pare alle bustine di Dovin. Azzietore di Lazatep potrebbe essere zombie. Ok, abbiamo pescato la melma, non è niente male. Tappiamo il mano in maniera da non far tappare la druida, assolutamente, perché deve stare stappata. Mutazione sulla druida, ovviamente sopra. Ci andiamo a cercare una foresta, così possiamo castare la melma al prossimo turno. E nessun attaccante. Vediamo cosa fa il nostro avversario. Gioca la terza terra. Maresciallo del cimitero, quindi è zombie chiaramente. Io ho beccato il Risen Reef, niente male. Però conviene mettere pezzi sulla borda, secondo me. Facciamo un'altra melma. E cresce. Abbiamo due melme. Il nostro avversario probabilmente ha rimozione per la melma. Può darsi, eh. Ah, Liliana inviolata dalla morte. Meno 2 da meno X in base agli zombie a una catena d'ossaio. Lui ha 3 zombie, quindi meno 3, meno 3. Va bene. Oh, doppio Risa Reef. Se prendiamo una terra possiamo castare tutte e due. Risa Reef. Un'altra melma. Ce la rischiamo a castare un'altra Riserio Riffoni? Ci dà tanto value. Ma sì, abbiamo bisogno di vantaggio carte. Ok, entra tappata ovviamente. E peschiamo un adattamento arcano. Quindi possiamo trasformare tutti in elementali o in melme. Adesso vediamo qual è la soluzione migliore. Nostro avversario gioca una terra. Gioca un altro razziatore, non crea un altro zombie perché ammassa o recluta in italiano, quindi pompa la pedina esercito. Altro maresciallo. Ha pescato tanti begli zombie. Io quando gioco zombie faccio sempre cagare questo mazzo. Ok, anche scheletri. Con Starix del buon auspicio è un'ottima pescata, perché possiamo mutare su il corno possente, lo mettiamo sopra e facciamo un colpo di valore. Ci prendiamo una terra, la mettiamo lì. Oh, è un elementale la bestia per cacciaterra, quindi triggerà Riffoni. Ottimo. Terra tappata, perfetto. Esegui un'azione. Carte rilevate. Solo che non possiamo attaccare quella Liliana perché il nostro Starix muore. Prossimo turno possiamo castare sia la melma che l'adattamento arcano. Trasformare tutti in melme eventualmente. Sarebbe veramente spicy. Lo Starix lo guarda, gli fa paura. C'è ragione, solo che ha antimanocchio, non puoi targettarlo. Scheletro riassemblato, va bene. Un'ottima carta per dal cimitero o da sacrificare, è una delle mie carte preferite. Ghoul del cimitero che entra tappato per un mana, va bene. Metti nel cimitero le prime due carte. Ah, c'erano due zombie, mi ha fatto due danni. O è due, non mi ricordo se è un danno per zombie o due danni a zombie. Ok, un'altra terra. Va bene. Noi facciamo adattamento arcano. E nominiamo melma magari. O elementale. Melma. Così pompiamo. Forse era meglio elementale. Mettiamo la melma biogenetica. Vediamo un'altra melma.
Poi ci mettiamo Iorio in mano, già che ci siamo. E basta così. Ora le nostre creature cresceranno. Forse dovremmo attaccare, però la matematica non è il mio forte. Ok, scheletro riassemblato, lo rigiochi. Adesso hai parecchia gente in board. 6 mana neri. Puoi lanciare magie zombie dal tuo cimitero con la meno 3. Hai il barone della morte, il raziatore. Bene, hai loro. Hai lo sfonda cripte, che è un'ottima carta. Barone della morte. Va bene. Raziatore di Lazotep. Va bene. Pompi ancora l'armi. Ora, i maledetti hanno tutti tocco letale, quindi è ancora più difficile attaccare. Alla fine del turno posso usare la bestia cacciaterre per pescare, eventualmente, usando lo Starrix, che è la druida. In passato era una druida del paradiso. Ok, mettiamo il boschetto dentro. Bene. Un'altra melma. Ottimo. Così l'effetto raddoppia. Possiamo giocare Iorion ed esiliare barriere. O un'altra melma, volendo. Cominciamo a giocare magari Iorion e esiliamo le barriere, così peschiamo due o più di due. Si triggererà parecchie volte, quindi non lo possiamo sapere con certezza. Qui è un mazzo un po' casuale, quello che succede succede un po' a muzzo. Non stiamo sicuramente giocando da pro player. Ho fatto almeno 50 errori in questa partita e lui potrebbe attaccare. Ok, si triggerano miliardi di volte. 6 trigger, oh no, 4 trigger. Adattamento arcano. Ottimo, possiamo trasformare tutti in elementali o sapolingi. Se vogliamo essere ingordi, una terra la mettiamo tappata. Baby Godzilla, simbionte gigante. Si triggerano due volte i cosi. Adesso abbiamo. Possiamo uccidere Liliana con Iorio nel prossimo turno. Ah, lui adesso usa lo sfondacripte per pescare. Bella la vita, eh? Bellissima la vita. Ok. Ok, hai pescato tre carte. Quello sfonda cripte lì è veramente una gran carta, eh. Dovremmo poi fare un mazzo zombie ripensato e riveduto. Magari quando uscirà M21 con i nuovi zombie, ce ne sono qualcuno di carino, si può pensare. Ok, Liliana inviolata dalla morte. Mette le prime due carte nel cimitero. Sono tutte terre, quindi Ghoul. Va bene. Poi hanno tutti tocco letale. Noi non abbiamo travolgere. Se attacchiamo, lui ha 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 creature. Noi ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non passano. Lo Starrix non ha travolgere, tra l'altro. Baby Godzilla ci abbassa il costo. Non riusciamo a sfondare. Però lui perde tutta la borda e noi perdiamo tutta la borda. Ok, attiviamo l'abilità della bestia per cacciaterre. Peschiamo un'altra bestia. Possiamo usarla sullo Starrix. Visitazione divina. Possiamo cominciare a creare angeli. Baby Godzilla, rovina rinata. Non ci abbassa il costo perché non ha costi incolori. Ok,
lo mettiamo ovviamente sotto. Ok, si triggera. Ci svuotiamo le terre dal mazzo. Ok, una terra tappata. Poi Risen Reef e l'armadillo. Niente male. Si triggera Risen Reef parecchie volte. L'avversario deve cliccare su risolvi. Un altro corno possente migratorio. Possiamo usarlo. Un altro Angilas. Possiamo fare parecchie cose volendo. Possiamo giocare Baby Godzilla, che ci abbassa il costo della mutazione. Possiamo giocare Angilas e dare travolgere a una creatura. Il corno possente. O giocare Visitazione Divina e prepararci per fare i sapolingi al massimo potere. Fare 4 angeli melme passivo turno, sì. Facciamo magari un cornino. Facciamo un cornino su qui. Peschiamo una carta, scartiamo una carta e paradiso. Purtroppo sotto. Ok. Si triggera 1000 volte. Svuotiamo il mazzo da terra, prendiamo questa isola qui, va bene, uguale, non cambia molto. Adesso prendiamo un'altra isola e poi ok, perfetto. E possiamo farlo ancora. Oppure possiamo giocare l'adattamento. No, non possiamo giocare l'adattamento arcano se non si tappa. Possiamo dargli travolgere. Ah, la Driade. Scattiamo la piova. Prossimo turno facciamo Driade più migrazioni sapolingi sotto. Ok. Svuotiamo sto mazzo di terre, non ne voglio più vedere. Bene. Non ce ne sono più di basiche. Bene. Oh, nominiamo elementale perché siamo grigi. Oh Dio. Aiaiai, ho sbagliato, mi sa, dare elementale qui. E adesso svuotiamo il mazzo, rischiamo di millarci, mi sa. Ho paura che rischiamo di millarci. Rischiamo proprio di millarci. Esecuzione. Esecuzione, entra tappata. Va bene. Visitazione divina. Esecuzione. Possiamo mettere doppia visitazione, così dovrebbe creare due angeli se non sbaglio. O no? Ok, e possiamo attaccare con Yorion Liliana. Prossimo turno possiamo attaccare con tutti. Dovremmo aver vinto. Adesso l'avversario può attaccarci con tutti. Dovremmo avere abbastanza difese. Possiamo giocare. Lasciamo quel mana aperto per pescare. Il team si pompa con le melme. Sono parecchio grosse le nostre melme elementali. Prossimo turno nominiamo sapolingi, saranno ancora più grosse. Sonda cripta, tappa e pesca. Ci sta. Il nostro avversario è stato molto paziente, abbiamo avuto un turno lunghissimo. Sfonda, tappa e pesca. Va bene. Gran cartona comunque lo sfonda. Sfonda cripta, cartona de magic, come dicono i romani. È una carta dei magic. Sfonda. Ok. Va bene. 7 mana. 8 mana. C'hai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 creature. Hai giocato. Ah! E fa pure l'ops. Gioca Gary. E sono 18 danni. E moriamo male.
un turno ancora abbiamo vinto, ma purtroppo esiste Gary. GG. Ok, faulty payload con l'avatar di Kaia. Ai Kaia, ai, ai. Abbiamo Riserio Riffoni, adattamento arcani e corni possenti. E Starlix, che sono un buon auspicio. Quindi, bianco. Aia. Si può giocare anche la migrazione di Saprolingi, perché abbiamo appena pescato, come bloccanti. Pietra della Mente. Ok. Noi giochiamo Baby Godzilla Irrinato. Ok, 1-1-3 che fa molta paura. Il nostro avversario non fa niente. Noi possiamo fare Piovra Balzaonde sulla rovina, oppure giocare Risilio Riffoni o il Corno Possente. Noi giochiamo magari Adattamento, così ce lo leviamo, ci setappiamo e nominiamo Elementale, così quando giocheremo Risal Reef potremo cominciare a fare valore e a pescare l'ira di Dio, perché siamo greedy, ingordi e vogliamo fare le giancherie giancose. Ok, Vavini Folti gioca Lotto Dorato, ha parecchio mana, è un mono bianco controllo, sembrerebbe. Mi impaurisce un pochettino, devo essere sincero, ma chiamo Risen Reef e Esecuzione, perché abbiamo già giocato una terra. E poi possiamo fare mutazione, sì, perché Baby Godzilla ce la sconta. Quindi facciamo mutazione su Baby Godzilla, così peschiamo una carta. Qui scartiamo. Migrazione. Visto che lui ha tanti artefatti, Anguilas o Spezzagemme, ci può. Non ha un ricordo maestoso per guadagnare punti vita. Va bene. Lui ha giocato una terra bianca. Ugin. E chi ammazzi con Ugin? La barriera? No. Play in 2-2. Dryade. Dryade è bella. Però dobbiamo pensare a quell'Ugin magari. Corno possente. Oppure tante opzioni, però la Driade ci pesca due carte sostanzialmente, perché è una Driade elementale. Ok, sì, la mettiamo nel campo. Adesso ci crea, possiamo attaccare, lui magari Trada, noi perdiamo un pezzo, però magari vogliamo fare Starrix sulla piovra. Quindi pazientiamo. La Driade ci crea un 3-3. Peschiamo una carta perché è un elementale, quel Saprolingo. Ottimo. Ovviamente usa Ugin come rimozione. Statua del dio faraone che ci rende più costoso tutto. Lui rampa come un dannato. È un mono bianco, controlla artefatti. Spicy. Chissà perché ha scelto il bianco come colore. Noi possiamo fare Angilas, lo spezzagemme, e lo facciamo sulla piovra. Peschiamo, scartiamo l'auricorno, visto che non abbiamo problemi di vita. Ovviamente lo mettiamo sopra. Distruggiamo la statua di Bolas, che ci rende più costoso tutto. E poi attacchiamo. Possiamo fare corno possente migratorio e distruggergli anche il Lotto Dorato. Peschiamo e scartiamo la melma, magari. Sì. Corno possente. Bene. L'avversario ragiona.
ha qualche cosa per distruggere le terre, c'è qualche instant bianco. Chissà, ci sta pensando. Ok, noi lo mettiamo sotto, rimane comunque 4-4, ma adesso distruggiamo il loto dorato. Mettiamo una foresta. Pietra della mente, sacrifichi per pescare una carta, ci sta. E noi attacchiamo Ugin e lui non può difenderlo perché comunque lui ha travolgere uno spezzagemme, quindi Ugin è morto. Questo è positivo. Prossimo turno, Driade più adattamento arcano e oppure Starrix, ce n'è di cose che possiamo fare. O custode dei cuccioli anche, che crea due elementari. Statua del dio faraone. È un playset. Facciamo Starrix, giusto per fare ultravaglio. Facciamo un bel 6-6. Scartiamo isola. E lui esplode perché ha visto troppo. Boom, mete. Vittoria. THR 34D con l'avatar di Vraska. Ha un bel nick il nostro amico. Ok, questa non abbiamo ramp. Cosa possiamo giocare? Niente, quindi mulleghiamo. Potremmo giocare più al terzo turno, ma è un po'. Abbiamo Riserio, mi fa stare sereno. Visitazione è ambiziosa, quindi pozza tappata. E boom, vediamo cosa gioca THR 34D con le sleeve di Bolt, che per fortuna non hanno ristampato in M21, c'era la voce, sarebbe stato veramente pericoloso dare a monorosso Bolt un mana rosso 3 danni a qualsiasi bersaglio. Sarebbe stato veramente un inferno. Però ci saranno molti di voi che apprezzano il monorosso. A me monorosso piace quando è big. Quello aggro sinceramente lo disprezzo, ma è lì, è questione di gusti sinceramente. Ok, Golgari, Zelota, gran cartona. Ok, noi giochiamo barriera risvegliata. Ok, mettiamo una terra tappata. Ottimo, Risarrif ci ha rampato, possiamo già mutare eventualmente su di lui. Elfo, elfa visionaria. Ok, ti piace pescare. Mi attacchi con lo Zelota, non trovo mai. Migrazione di saponici. Possiamo fare custode dei cuccioli su Risarrif. Poi possiamo giocarlo come creatura a sé stante. No, meglio farlo così. Sopra che gli diamo due pedine 1-1, attacchiamo. Sì, tanto non può ucciderci Risarrif. Creiamo due cucciolotti, lo portiamo a 14, noi andiamo a 22. Poi 4 mana, 5 mana in totale. Ah, Torgar ci abbassa 10 la vita, quindi mi fa supporre che lui abbia il rito di Idetsugo, 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 come si pronuncia, che è quella stregoneria o istantaneo, che se hai 10, se il tuo avversario ha 10 punti vita, infligge esattamente 10 punti vita. E Torgar ci porta a 10 punti vita quando entra nel campo di battaglia. Quindi, noi cosa facciamo? Dobbiamo salire sopra i 10 punti vita. Questo mi sembra sensato. Possiamo fare Driade, possiamo fare Angilas, l'assassino corazzato. Sì, possiamo farlo e farlo diventare un 4-4 sopra. Bene.
altri due cuccioli. Poi possiamo fare delle pedine, così abbiamo la dria del prossimo turno che ha benedizione della città, ci pompa i saponingi e boom, questo possiamo fare. Tanto Arena sta timeoutando, non si sa per quale motivo, gioco completo. Sacrifichiamo i cucciolotti perché ci guadagnano due punti vita che ci servono per andare fuori dal range di Idetsugo. Non dobbiamo stare a 10 punti vita, possiamo stare a 9 punti vita, non dobbiamo stare a 10. A 10 siamo morti. Guadagni un punto vita, dissoluto. Peschi una carta, scarti una carta, hai un Torgal nel cimitero. Adattamento arcano. Prossimo turno magari. Ok. Bello, il nostro avversario piace. E attacchiamo con tutti magari. Lasciamo un 3-3, no, lasciamo in difesa questi. Un mazzo che non ha mai affrontato sinceramente, quindi non so esattamente come comportarmi. So che non devo stare a 10. Ok, cogliamo un altro 3-3. Poi adattamento arcano, possiamo trasformare tutti in saponinghi. Venerare il dio faraone. Hai scartato un altro Torgal. Le due nel cimitero. Hai modo di resuscitare Torgal? Quanti ne avrai di Torgal? Ok, un altro costo dei cuccioli non è niente male come cosa. Noi possiamo fare questo, trasformare tutti in elementali, perché abbiamo Risen Reef. È vero, abbiamo Risen Reef, quindi adesso peschiamo una carta, ci aggiunge una terra. Non mi ricordavo di aver fatto questa giocata, ma ha senso. Forse era meglio fare sapolingi e poi attaccare con tutti. Oh, Lucca. Ha esiliato carte, due creature. Può castarne una di queste. Lucca. In questo mazzo però non ti trova con facilità Torgal. Ok. Oh, visitazione divina. Spicy. Oppure facciamo questo dei cuccioli. O è meglio creare degli angeli. Tante scelte in questo mazzo. Tutte estremamente costose. Questo ci crea dei... Possiamo trasformare la Dryad in qualcosa di più duro. Facciamo sopra. E... è entrato in elementale, quindi mettiamo a terra. Abbiamo pescato un altro adattamento, possiamo trasformarli in sapolingi. Possiamo fare, possiamo attaccare con tutti i sapolingi face e vedere anche come para. E boom, ripara ovviamente Torgal. Ok, va bene. Dovevamo mutare su un sapolingo, ma ok, peschiamo un elfo. È un elementale entrato, lui è Risen Reef, Riserio Rifoni, e quindi triggera tutte le volte che nasce un sapolingo elementale. Bene, bene, bene. Venerare il dio faraone, scarti una carta, peschi due carte, prendi uno. Poi fai la meno 2 di Lucca. Ok. Che culo. Hai beccato proprio Torba. Quindi hai 4 mana, ci porti a 10. Ci puoi uccidere.
tranquillamente, se ce l'hai in mano. Io nel mazzo non lo vedo, nel cimitero, però penso proprio che la giochi. Potrebbe giocare il tipo e pescare, scartare a mano, pescare tre carte, il Rixmadi, il dissoluto. Però che culo, Lucca, in mazzo pieno di creature becchi proprio Torgher. Ah no, ma con un costo di mana convertito superiore, quindi sono tutti due mana. Ah, l'unico Torgher è lui. Ok, ho un Gilas. Baby Godzilla, va bene. E noi facciamo visitazione divina e creiamo angeli, oppure facciamo adattamento arcano. Ma se non l'ha ancora usato, forse perché non ce l'ha. Noi continuiamo con il nostro piano. Ok, adesso creiamo angeli. Giochiamo la druida, così abbiamo del mana poi a disposizione. È un elementare. Ed eccolo lì, secondo rito a 10 e ci ammazza. Poteva farlo un pochettino prima, però. Ed ok, siamo contro MPU 17 e 60. L'avatar Boros, che è un'offerta oggi. Ok, mano un po' lentina, eh. Però abbiamo ramp, abbiamo simbionte. Aizzatore fanatico, ecco, abbiamo scelto più la mano pessima contro mano rosso. Iniziamo a mettere quella, forse meglio blu o indifferente. Speriamo di pescare una terra stappata. Spettore, ah, non è mono rosso, è goblin. Ecco, oh, ok, terra stappata, perfetto. Possiamo giocare, no, druida però muore. Lui invece, il simbionte, para bene. Va bene, gli 1-1. Ok. Poi. Ok, giochi Krenko sacrificando l'aizzatore. Va bene. Noi facciamo corno possente. Mutiamo sull'1-3. Così possiamo parare Krenko. E scartiamo. Il nostro avversario non ne vuole più sapere ed è GG, vittoria, boom e te. Ok, grande Ale, che sei qui con noi. Un poco megalomane, però ti vogliamo bene comunque. Bene, abbiamo ramp e abbiamo Risei Orifoni. Cosa vogliamo di più dalla vita? Risei Orifoni a turno 2 è il meglio che si può ottenere dalla vita. Onor Risei. Giochiamo Lenny. Benvenuto di Agiani. Adattamento arcano, ottimo, possiamo trasformare tutti in elementali. Barriera Melma, o in Melma, possiamo trasformarli anche in Melma. Benvenuto di Agiani, un mazzo life gain probabilmente. Passaggio leggendario. Ti cerchi. Ah, è Orzhov, è come il mazzo che ho portato ieri. Mazzo veramente spicy, che vi rimando a vederlo. Ok, isola. Adattamento arcano, ci prendiamo un turno per setapparci. E scegliamo elementale. Adesso sono tutti elementali e Risa Reefer triggererà tutte le volte. Ok, giochi terra scagliante. Va benissimo. Top o bottom? In cima. Cosa c'era in cima di interessante? Avanguardia Leoni. Va bene. Guadagni due punti vita. Ci sta. Ok, noi possiamo fare diverse cose. Possiamo giocare la Melma. È la soluzione migliore. Ci crea due corpi che fanno triggerare due volte il Reef. Abbiamo pescato un altro adattamento, quindi possiamo trasformare tutti in melme. Perfetto. Ok. E le melme crescono alla fine del turno. Ok, 4 mana. Cosa puoi fare, grande? Angelo della vitalità. E guadagni un fracco di vita.
Ok, simbionte, ottimo per recuperare vita. Adattamento arcano. Possiamo fare tutti melma. Ok, perfetto. E poi giochiamo simbionte, così prossimo turno guadagniamo un po' di punti vita. Risa Riff triggera, mettiamo una terra tappata. Fontana, prendiamo 2 punti vita. E giochiamo anche la druida, giusto così. E abbiamo pescato un simbionte. E possiamo attaccare tranquillamente. Se vuole tradare, ci sta. Ok, portiamo bene sotto il livello di guardia. Tutte le nostre creature crescono perché sono melme ed elementali. Compagno di Ajani, guadagni 2 punti vita, quindi diventa un 4-4. Poi l'avanguardia farà guadagnare i punti vita. Ascensione del sangue, quasi come il mazzo che ho portato ieri, ma il mio è meglio, sinceramente. Altro adattamento arcano, possiamo trasformare tutti in saprolingi volendo, anche se non abbiamo ancora. Ultiamo su la druida, ovviamente, che ha Hexproof, antimalocchio, non può essere targettata. Guadagniamo 2 punti vita, lei cresce. Svuotiamo il mazzo da terre. Possiamo giocare il girino. Vediamo cosa ci pesca. Triade, quindi possiamo giocare questo. Nominare tutti Saprolingi. Non c'è, strano che non ci sia Saprolingio o Saprolingo. Saprolingio, ecco qui. Sono tutti Saprolingi. Non attacchiamo perché ha un mezzo. Le nostre creature crescono a dismisura. Questo turno Driade e tutte le nostre creature diventano giganterrime. Perché avremo benedizione della città. Angelo della vitalità. Rabini. Diventano dei 4-4. Il suo Gianni diventa immenso, un 8-8. Attacca col 4-4 volante. Ci porta a 10. Un'altra melma. Ottimo. Riade ci pescherà 2 carte. Reserif. Oh, lo spezzagemme. Possiamo distruggere qualche incantesimo o l'ascensione al sangue di Don Miguel o il benvenuto di Ajani, ma forse l'ascensione al sangue è più pericolosa. E comunque diamo reach alla nostra creatura. Oh, lo Starrix, la melma può andare fondo perché per il suo turno Starrix spezzagemme trigger, distruggiamo l'ascensione al sangue di Argel, svuotiamo il mazzo da una pianura. Guadagniamo punti vita, cresce e non ci riprendiamo gli Orion in mano perché non vogliamo tappare lo spezzagemme e terminiamo il turno. Pesciamo, il prossimo turno possiamo attaccare beatamente. Mettiamo una terra tappata e dovremmo aver vinto. In teoria, Alba di Speranza. Ok, non c'era nel mazzo mio perché è molto più lenta di Don Argel. Ti tappi completamente. Attacchi con un angelo, va bene. Ma ti sei dimenticato che lo spezzagemme ha Reach. E quindi perso una creatura. È brutto, prendersene conto. Ed è GG. Boom, e te, vit. Vittoria! È stato molto divertente.